6 settembre 2020. In questi giorni alcuni utenti di YouTube mi hanno fatto notare giustamente la mia inattività, anche se sono stato attivo in altre reti sociali e anche in un canale YouTube diverso da quello principale. Per chi non lo sapesse, io recentemente ho aperto un canale chiamato Paolo nelle fiere dei fumetti. Ho aperto anche un sito internet omonimo. Visitatelo, fatemi sapere le vostre opinioni. Comunque, ora non voglio parlare di quel canale. Ora voglio parlare di tutt'altra cosa. Io da vari giorni volevo parlare del referendum previsto per quest'anno. Si voterà il 20 e il 21 settembre 2020. Mancano 14 giorni. Devo vedere come sta la matassa elettorale. Comunque, si vota per ridurre il numero dei parlamentari. Quindi, come avrete capito, parliamo di una modifica alla Costituzione italiana. Cioè, non parliamo dei soliti referendum abrogativi. Parliamo di un referendum costituzionale, un referendum confermativo, perché conferma una votazione già stata in Parlamento. Cioè, so che bene ci sono state quattro votazioni, due alla Camera dei Deputati e due al Senato, entrambe le volte c'è stata la maggioranza assoluta. Entrambe le insomma, sì, in queste quattro votazioni, due Camere dei Deputati e due del Senato, c'è stata tutte le volte maggioranza assoluta, ma non maggioranza qualificata di 2/3, e quindi si fa il referendum. Allora, qua leggo. Si voterà per un referendum costituzionale sulla riduzione del numero di parlamentari. I seggi sono aperti il 20 settembre dalle 7 alle 23 e il 21 settembre dalle 7 alle 15. Ah, ecco, oltre al documento di identità e alla tessera elettorale, questa volta dobbiamo portare la mascherina. Alle urne sono chiamati 51.559.898 cittadini, tra questi ovviamente ci sarò anch'io. Sulla scheda c'è scritto: approvate il testo della legge costituzionale concernente modifica agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero di parlamentari, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 240 del 12 ottobre 2019. Se vince il sì, avremo un Parlamento composto di 400 deputati e 200 senatori elettivi. E questa cosa mi piace. Qualcuno dirà che il risparmio è poco, mentre si perde la rappresentatività, perché ogni deputato, così come ogni senatore, rappresenterà più persone e quindi ci sarà meno vicinanza tra parlamentari e cittadini. Vabbè, però se serve risparmiare anche poco, penso sia meglio di niente.
Interessante come è fatto il sito del Corriere della Sera. Quando confronta il numero di deputati e senatori. Poi vabbè, ci sono i seggi segnati in giallo che sono quelli degli elettori italiani all'estero. E vabbè. Su questo sarebbe fare un discorso lungo. Comunque, in breve, io non so quanto ci capiscono gli italiani all'estero della situazione italiana, con tutto il rispetto per gli italiani all'estero. E va bene, allora io condivido la riduzione del numero dei parlamentari. Ci sarebbe anche da ridurre i privilegi dei parlamentari. Perché oltre agli stipendi che mi sembrano eccessivi, io una volta ho sentito dire che i parlamentari viaggiano gratis sui mezzi di trasporto pubblico. Perché non basta che lo guadagnano, no, devono pure viaggiare gratis, a spese nostre. Mentre tanta gente senza reddito deve pagare. Se qualcuno è beccato senza biglietto, gli arriva il verbale a casa. Ne ho già parlato altre volte, ma non voglio parlare di nuovo. Comunque sì, la riduzione del numero parlamentare mi piace, però c'è una cosa di questa riforma che non mi piace. Potranno esserci al massimo 5 senatori a vita di nomina presidenziale. E attualmente ogni presidente della Repubblica può nominare fino a 5 senatori a vita. Con la riforma potranno esserci al massimo 5 senatori a vita di nomina presidenziale contemporaneamente. E quindi se ci stanno 5 senatori a vita di nomina presidenziale, mi aspetta che muore uno per nominarne un altro. Non mi piace questa cosa. Piuttosto abolirei i senatori a vita. Cioè, o mi dai la possibilità di nominare tutti i senatori che voglio, oppure li aboliamo direttamente. Tra l'altro, mi sembrano ingiuste le cariche a vita. Per me una carica deve essere meritata e il merito può essere perso. Mi viene in mente un video di Massimo Meri che Tony Troia che dice contro un senatore a vita ci può solo la morte. Infatti, è proprio così. Facciamo pausa e poi vi dico la conclusione. Ora non ricordo se ne ho parlato in questo canale, però ricordo di quando ho detto che mi piacerebbe che i Subsonica venissero nominati senatori a vita. Fermo restando che comunque io sono contro le cariche a vita. Però se proprio devono esserci senatori a vita, nominiamo i Subsonica. Mi dispiace escludere Per Funk, a cui comunque darei una medaglia o un'altra onorificenza. Però insomma, 5 senatori a vita. Sì, ok, vorranno esserci al massimo 5 nomi presidenziali contemporaneamente. Poi ovviamente ci sono gli ex presidenti della Repubblica. Quanto si risparmia con il taglio dei parlamentari? Allora, in media un compenso di 19.000 euro per un deputato e poco di più per un senatore.
Vabbè, comunque, buono, mi piace. Quei soldi potrebbero essere usati per altre cose. Sì. Intanto tagliamo, poi il resto si verrà. Vabbè. Io penso di votare sì. Non lo so con certezza, ma penso di votare a favore della riforma, anche se non mi piace il discorso dei senatori a vita. Cioè, piuttosto avrebbero fatto meglio a eliminarli del tutto. Comunque, vabbè. Sicuramente questa riforma ci farà risparmiare un po' di soldi. Forse non tanti, però meglio di niente. Insomma, forse tanta gente abituata a stare in Parlamento per professione farà qualcos'altro. Sempre se troverà un lavoro. Ah già, poi c'è il discorso sui vitalizi parlamentari. Già, infatti se uno perde il posto in Parlamento, comunque riceve il vitalizio. Vabbè, pure qua ci sarebbe da fare altre riforme. Vabbè. Poi ne parleremo con calma in altre puntate. Mo' chiudo. Grazie per l'attenzione.